Ciao a tutti ragazzi, io sono Eros, Rasatura Tradizionale. Il mio gruppo Facebook, che vedete alle mie spalle, il mio gruppo Facebook, la Rasatura Tradizionale Milanese Calabrese, che lascerò in descrizione, come tutti i miei social. Ci tengo a sponsorizzare il canale YouTube di Fabio e il codice affiliato per quanto riguarda Rasoi Goodfellas. Oggi andiamo a fare la seconda puntata della cura della barba, però. Come prima cosa che faccio in tutti i video, facciamo vedere le nostre mascotte. Iniziamo da Squirtle. E poi oggi, come avete visto dalla fotocopertina, abbiamo doppio Joker in entrambi le sue vesti. Allora, visto che ho appena finito di fare la doccia, comincio subito direttamente dal balsamo protettivo. Anzi, no. Lo mettiamo dopo. Adesso dobbiamo fare un'altra cosa. Devo andare a testare prima di tutto questa. La maschera per capelli, ma in realtà noi la utilizziamo per la barba. Quindi c'è scritto che è naturale al 98% in quanto l'odore è quasi zero. Andiamo a recuperarci questo bel cremone che abbiamo qui sul tappo, così almeno andiamo a spalmarcelo, massaggiamola bene su tutta la barba. Iniziamo a testarla, diciamo, anche se ancora la barba non è magari a una lunghezza tale da poterla sfruttare al meglio. Adesso vediamo, la vado a finire di massaggiare, poi facciamo partire il timer per 5 minuti. Sembra che stiamo trasformando la barba da che scura quasi a completamente bianca. Ok, finiamo un secondo le mani, che sono imbrato tutto. Facciamo partire il timer, adesso ve lo faccio vedere. Che è praticamente un classico cronometro da palestra. Lì c'è scritto da 3 minuti a 5, ma noi facciamo 5, che la lasciamo agire bene. E poi la risciacquo abbondantemente con l'acqua e procediamo con il resto delle cose, insomma. Allora, la vado a chiudere, ok. Questo è il classico cronometrino da palestra. Lo utilizzo anche per questo, quindi multiuso, meglio di così. Passato appena appena adesso un minutino. Le sensazioni che sento, diciamo, sensazioni di calore, quindi penso sta lavorando per poter ammorbidire la mia barba, perciò noi la lasciamo agire. Però, diciamo, per non allungare troppo il video, considerato che dobbiamo fare 5 minuti di pausa, lo metto un secondo in pausa e ci vediamo poco prima che sta per scadere il timer, così almeno non vi annoiate nell'attesa, ragazzi. Ci vediamo tra qualche secondo. Eccomi qui, ho appena finito di sciacquarmi la faccia. Ho dimenticato di farvi vedere la fine del timer, ma comunque su 5 minuti. E sembrerebbe che abbia funzionato perché
soprattutto nella parte sotto che ne ho un po' di più, sembra più morbida, diciamo. Ovviamente adesso ancora è una lunghezza neanche un mese, quindi ancora è abbastanza gestibile. Adesso ci mettiamo una porzione di balsamo protettivo. In questo modo ce la andiamo a spalmare per bene. Perché la barba va tenuta bene, ragazzi, mi raccomando. Bisogna trattarla bene. Andiamo a massaggiare finché non si assorbe completamente. Quasi assorbito. Ok, sciocchiamo un attimo le mani veloce veloce e poi continuiamo con il prodottino del della King Gillette, che contiene caffeina e vitamina B2B, vitamina B con caffeina, che voluminizza la nostra barba, gli rende volume, anche se purtroppo io nelle guance non ne ho, ma a parte che a me non mi interessa, perché io poi farò il pizzettino, ragazzi, quindi una volta che abbiamo raggiunto 5 mesi e passa di barba. Andremo a formare il nostro pizzetto. E magari è probabile che per la prima volta andrò ad utilizzare una guida che dovrei avere qua da qualche parte nel cassetto. Perché vorrei cercare di non farlo proprio stretto, ma tenere una linea un pochettino più leggermente più larga. Proprio per sistemare questa zona, che qua purtroppo abbiamo pochi peli rispetto di qua, quindi dobbiamo cercare di allargarci un pochino e cercare di perfezionare un attimo nel minimo. Ok, altro lavaggio di mani, e sennò qua non va bene. Allora, mettiamo via un attimo nella confezione il prodotto. Mi asciugo. Tac. Poi, siccome lo sento ancora un attimino umidino, andiamo a darci una sventolata. Perché qui purtroppo, essendo nel mio angolo rasatura, non ho il phon. Dovrò procurarmi uno di quelli piccolini da tenere qua da qualche parte. Ok. Adesso siamo giunti alla fine della cura della nostra barba, mettendo qualche goccia di olio alla mandorla.
ne basta veramente poco perché se esageriamo ce ne rendiamo conto perché le mani rimangono oleose. Io all'inizio lo usavo, diciamo, come secondo e per ultimo usavo quello alla caffeina e la vitamina B, ma in realtà preferisco fare così perché almeno gli do un po' di lucentezza e in più una fragranza, diciamo, bella anche da sentire, insomma, un buon odore. A parte che io dovrò anche, una volta finito questo olio, dovrò accingere, perché infatti se vedete le mani non sono unte, quindi ho messo la quantità giusta. Se esageriamo con la quantità, per quanto riguarda l'olio da barba, ce ne rendiamo conto perché ci rimane molto olio sulle mani. Invece in questo caso è proprio un minimo. Ok. Adesso vado a prendere una spazzolina. Tac. Con la scritta Bird Man. Quindi tanta roba. Questa è sicuramente è nylon, non è cinghiale. Però io non è che schiaccio, io vado giusto così per dare una forma, diciamo, quel poco che posso fare adesso perché è ancora corta. Ok. Vado a mettere a posto tutto. Ok. Sciacquo per l'ultima volta le mani e poi andiamo ai saluti, ragazzi. Ovviamente più avanti, quando sarà cresciuta un po' di più, andrò a testare, oltre che questo balsamo finché dura, ho questo prodotto qui che mi ha regalato Fabio, che è un balsamo da barba disciplinante della linea Super Barber. Questo qui lo andremo a recensire più avanti, una volta che avrò raggiunto una bella lunghezza, perché adesso non ha senso. Che cosa disciplino qua? C'è neanche un mese. Comunque, ragazzi, il video è finito qui. Mi sono trovato abbastanza bene per avere, diciamo, usato per la prima volta questa. Mai usato in vita mia una roba del genere, quindi mi sono trovato bene. Me la sento bella, bella morbida. E niente, noi ci vi... Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale attivando la campanellina. Andatevi a iscrivervi anche al canale di Fabio. E noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ragazzi, buone pedate e buone sbarbate future nel mio caso. Al prossimo video. Ciao, a presto!